Ciao a tutti amici del Branco dei Generi, io sono Nogua, bentornati su Planet Zoo. Oggi siamo qui per realizzare l'area Foche, una zona che si trova tra l'Europa e il Nord America, infatti perché non metterò soltanto la foca grigia, ma anche l'otaria, non mi ricordo che tipo di otaria. Sì, separate ovviamente, questa è la prima volta che faccio due specie nello stesso video, a parte quello delle linci, vabbè, erano teche. Intanto che scavo per preparare le vasche, perché voglio fare proprio degli abitat grossi, volevo consigliarvi i canali di Electro Games Plays, che in pratica porta contenuti di vario tipo, videogiochi, anche abbastanza vari. C'ha già 34 iscritti, mi raccomando, aiutatelo ad arrivare ma almeno a 50, dai. Inoltre vi consiglio anche il canale di Il Mondo degli Animali, che porta principalmente video di animali, anche particolari, forse è anche più bravo di me su tante cose e anche qualche videogioco. Sta già a 25 iscritti, mi raccomando, a 50 iscritti anche lui se potete. E niente, se vi servissero delle pubblicità anche a voi le faccio, poi magari potrei dedicare un video interamente a quello. La mia intenzione è di fare un percorso che passa in mezzo alle due vasche. Prima io avevo provato a fare proprio un tunnel sott'acqua. Il fatto è che non è facile, cioè serve proprio un glitch per riuscire a farlo e io non sono tanto bravo né coi glitch né coi bug. Quindi vabbè, facciamo un canyon con le pareti acquatiche, cioè le pareti acquatiche, le pareti con l'acqua. Questo video potrebbe durare un pochetto più degli altri, ma ci sono due specie, quindi penso sia normale. Poi ho visto player di Planet Zoo che fanno anche video di un'ora e sono super, super seguiti. Poi beh, se il video, se li volete un po' più corti, basta dirlo, tipo il prossimo ci saranno ben tre specie, quindi certo non lunghissimo perché staranno quasi insieme, diciamo, sì, penso di metterle tutte insieme dato che vanno d'accordo, poi si vedrà. L'acqua, io non so cosa gli cambia l'animale, se gliela metto calma o se gliela metto mossa. Boh, magari alcuni animali la preferiscono mossa. Potrei farla un po' più grande la vasca di qua. Che non è che mi... cioè mi sembra ancora un pochetto piccola, quasi quasi la allargo. Beh, già meglio. Poi devo cercare di non fare troppo precisi i bordi per risalire. Devono avere un minimo di spazio, perché le foche, non essendo... cioè non sono orsi polari che si attaccano su con le zampe e si tirano su. La foca è un pochettino più goffa nei movimenti sulla terra. Sì, tra foche e pinguini non so chi sia il più goffo dei due. E a proposito di pinguini, per ora ce ne sono due specie, ma per me ne metteranno anche di più quando faranno il DLC antartico, prima o poi, o non lo so, un altro DLC sudamericano o qualcosa, ecco. I pinguini li metterò, dipende, allora, quelli del caldo, ovvero quelli sudamericani, li metterò dopo la savana. Mentre i pinguini imperatore farò proprio un'isola antartica tutta per loro. Anche loro metterò una zona non tanto grande, una piccola zona di visione subacquea, così come sto facendo per le foche. E basta, cioè, e gli altri pinguini si vedrà. Sarebbe bello che aggiungessero tipo gli Adelia e che si potessero mettere insieme ad altre specie, dato che mi è già capitato di vedere piccole colonie con più specie di pinguini. Sarebbe una cosa carina, secondo me. Bene, direi che le nostre amicone sono arrivate e possiamo mettere le varie strutture per lo staff e anche un pochettino più di staff, perché penso che saranno animali abbastanza impegnativi. Sistemiamo bene il terreno e manca un po' di piante, cioè non troppe, perché comunque se la foca non è un animale che vive nella foresta, appunto. Ma sulle coste, dove di alberi ce ne sono ben pochi, metterei le palme, ma sono foche che vivono al nord, le palme non ci stanno. Beh, non è male. Magari devo tirare su un pochettino il porto, se no è inutile lasciarlo giù, e il porto, il coso, il pontile, il legno, quello per le barche, se no le fochine non riescono a risalire.
poi magari mettiamo un po' più di rocce, magari anche là sull'isoletta. Adesso sì, per coprire un po' anche sti recinti, perché a parte che sono brutti da vedere così, invece perché si rovinano subito. Infatti credo che la maggior parte dei recinti li sostituirò con le rocce, cioè metto quelli invisibili e poi metto le rocce o i muri o la terra. Meno non continuano ad arrivarmi messaggi di manutentori che il recinto non viene, non ha la manutenzione da un po', anche se sono, beh, se no sì, poi gli animali scappano e poi dopo sono problemi. Copriamo tutto di rocce e poi quasi quasi faccio anche una bella cascata. Questa, ragazzi, era la piscina nel livello di Goodwin, nello zoo di Goodwin. Me la sono salvata per portarla nello zoo, però non la userò per gli animali. Per gli animali è meglio usare queste cascate qua. Sì, non uso sempre quelle alla piccoline, perché si sono belline, infatti penso che qua sul fondo ci stiano benissimo. Però tipo questi animali e anche gli animali a cui piace tanto l'acqua, come gli ippopotami, i rinoceronti, gli elefanti e così, penso di fare... di utilizzare queste qua anche. Poi qui, per rendere realistica la cascata, riempio con l'acqua questa zona qui, anche solo un pochettino ino, vediamo se riesco a fare qualcosa di decente, perché non è facile giocare con l'acqua su sto gioco. Dato che l'acqua non è raggiungibile, meglio aumentare un po' il livello. Tanto poi sistemare i moli e ritirarli su non ci vuole molto. Sì, perché se l'acqua è troppo distante dal suolo, le foche non riescono a entrarci. Mi pare giusto. Beh, non è male come zona, cioè... sì. Ok, dovrebbero essere contente, però mettiamo un pochetto di piante acquatiche prima di passare alle otarie. Sì, il fatto che non ho ancora visto accendersi sti cosi per il pesce. Boh, sarebbe bello vederle mangiare. Cioè, mangiare proprio il pesce, i banchi di pesci nel... Però beh, magari un giorno mi metto qua con calma, le riprendo tutto il tempo e poi ve le farò vedere. Poi con la temperatura è sempre un casino. Metto le piazzole nell'acqua e ci vuole un attimo che si, come si chiama, che quelle si scaldano e le foche non vanno bene. Io direi che come habitat ci può stare come grandezze, come tutto. Adesso stiamo sistemando quello per le otarie, infatti ne è già arrivata una. Poi ve le faccio vedere meglio dopo, non vi preoccupate. Alberi, sì, già qualcuno in più, perché le coste Nord America, sì, c'è qualche boschetto vicino a volte. C'è anche quelle europee, ma la foca grigia è più distante da zone come bosche così. Le rocce quelle, secondo me, qualcuna ci sta sempre bene, anche sui bordi, anche in giro così. Senza seguire uno schema preciso, se no sembrano messe apposta. Poi invece ne sta bene anche qualcuna un po' messa apposta, stile tempio diroccato. Infatti nel DLC sudamericano hanno aggiunto proprio i tempi diroccati con i lama, tipo The Sims. Sì, non so se avete mai giocato a The Sims Iceland. Ci sono... Ma su tutto The Sims ci sono i lama, mi pare, o comunque se ne parla. Vediamo temperatura anche qua, non caldissima ma neanche freddissima, ottimo. Poi per regolare l'acqua, se non lo sapete, bisogna utilizzare quella pompa arancio, perché sono due pompe, quella arancio e quella blu. Quella blu tiene pulita l'acqua e quella arancio la tiene riscaldata, raffreddata, però non scende mai sotto un grado perché altrimenti ghiaccerebbe.
queste cascatelle qua, che sono la dotazione per le foche, mi piace usarle come cascate normali e vanno decorate un po' con i sassi per dare quell'effetto. Beh, non mi dispiace così, magari aggiungere qualche luce, qualche decorazione, perché così è un pochettino triste. Poi dobbiamo mettere i cartelli, così la gente sa che sono foche. Pare che ho visto nella mia vita gente che non riconosceva specie, aveva il cartello lì proprio a un centimetro dal viso, ma vabbè. Ognuno fa quello che vuole, non sono nessuno per giudicare. Magari ne metto una anche là sopra. E niente, beh, bello il lago all'alba. Non so più come decorare, perché secondo me manca ancora qualcosina. Sì, qualche dotazione si sblocca con le ricerche, ma tante ce le hanno già. Beh, potrei fare una piccola insegna qui per l'area foche. Ma sì, dai. Una specie neanche di tempio, ma di una montagnetta di rocce, magari qualche statua e qualche cascatella. O sì, mi piacciono le cascatelle. E la scritta zona foche. Se trovo le scritte, magari, grazie. C'è tanta roba, sì, c'è tanta roba. Direi che come risultato è buono, cioè non è perfetta, non è sta gran cosa, però è carina. Magari mettiamo una cascatella anche qui alle otarie, poi il laghetto intorno magari lo faccio quando c'ho un po' più di soldi, perché adesso non ne ho più. E vabbè, magari tappiamo un po' qui, magari c'è una sorgente segreta. Sì, ragazzi, ho dovuto prendere i prestiti su sto gioco per poter proseguire, perché stavo andando in bancarotta e senza soldi, come voi sapete, così come nella vita reale, non fai assolutamente niente. Ok, beh, gli habitat sono carini. Adesso vi lascio qualche ripresa con le foche. Ci vediamo molto presto. La Namaste Rhino, le otarie e le foche grigie, è tutto, ciao. We'll be right back.